C'è una striscia d'Italia che va nel senso dei paralleli e che io chiamo l'Antre Rios, la terra fra i due fiumi. I fiumi sono l'Arno e il Tevere. Tracciate due linee corrispondenti al percorso dell'uno e dell'altro e vi accorgerete che all'interno del territorio così delineato, nella città e nei paesi che su quei due fiumi gravitano, sono nati i grandi della civiltà italiana. Dante e Boccaccio, Giotto e Arnolfo, Galileo e Machiavelli, San Francesco e il Beato Angelico, Piero della Francesca e Leonardo, Raffaello e Michelangelo. In questa parte della penisola ha preso forma insieme alla lingua letteraria la lingua figurativa degli italiani, prima con Giotto che dà immagine al vero nella certezza dello spazio misurabile, poi con Masaccio, Giotto rinato come diceva Berenzon, infine nella Roma dei grandi papi del Rinascimento con Raffaello e con Michelangelo. Ebbene, l'asse portante, il centro geometrico dell'Antre Rios, è il segmento della Val Tiberina che unisce la Toscana all'Umbria, la linea che va da Borgo San Sepolcro a Città di Castello, attraversando e toccando i campanili e le piazze di terre finitime che si chiamano Anghiari, Badiate d'Alda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano e poi ancora Citerna, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, San Giustino. Il viaggiatore capirà che in questa parte d'Italia la bellezza è invasiva e pervasiva, entra dappertutto, nei musei civici custodi di capolavori celebri, nei borghi e nelle frazioni rurali, nell'ordine dei coltivi, nelle linee delle colline, nel verde nero delle querce che popolano il paesaggio, nei monti che chiudono lo sguardo. Intendere questo significherà intendere anche le radici profonde della nostra storia artistica. La testimonianza, redatta sulle pagine del Sole 24 Ore, dallo storico dell'arte, attuale direttore dei Musei Vaticani, Antonio Paolucci, rende conto del prezioso patrimonio conservato nelle terre della Val Tiberina, ma tutto il territorio della diocesi di Arezzo-Cortona-San Sepolcro è ricco di opere d'arte di inestimabile valore. Dal crocifisso di Cimabue alla storia della Vera Croce di Piero della Francesca, passando per le immagini in terracotta dei Della Robbia, fino ad arrivare all'Annunciazione del Beato Angelico. L'Istituto Superiore di Scienze Religiose Beato Gregorio X di Arezzo ha attivato un corso interamente dedicato allo studio e all'approfondimento dei tesori di arte sacra del territorio diocesano. Il corso di arte sacra in conservazione dei beni culturali ed ecclesiastici e turismo religioso ha come finalità quella di preparare e promuovere lo studio dell'arte sacra nel nostro territorio, un territorio ricco di un patrimonio artistico di notevole rilevanza. Da questo punto di vista spesso si è sottolineata la mancanza di una preparazione specifica ad affrontare i temi dell'arte sacra, perché è necessaria una preparazione anche di tipo teologico per poter leggere alcune opere significative del nostro territorio. Da questo punto di vista il nostro corso offre agli studenti la possibilità di una formazione e quindi anche di una conoscenza approfondita in ambito non solo artistico ma anche in ambito teologico. Questo biennio di specializzazione costituisce per il Centro Italia una opportunità unica che può soddisfare le esigenze sia del territorio della regione toscana che del territorio umbro, quindi cercando di venire incontro il più possibile alle esigenze dei nostri studenti.
Le iscrizioni all'istituto sono aperte fino a fine dicembre e la segreteria è disponibile per dare informazioni relativamente ai corsi e alle modalità di iscrizione tutte le mattine. E si ricorda che i corsi si svolgono giovedì e venerdì pomeriggio e sabato mattina e pomeriggio.